Una delle partite più incredibili forse della storia della nazionale italiana, e sì, perché l'Italia che sembrava spacciata, che sembrava dover fare i conti con le regole che potevano in qualche modo salvarla come miglior terza classificata, stavamo lì a contare i gol subiti, i gol fatti, differenziare di meno uno che poteva condannare o meno l'Italia. Ed invece al 98esimo la sgaloppata, la sfuriata calcisticamente parlando di Calafiori, che si butta avanti, fa una giocata quasi da trequartista, mette un pallone in mezzo per Zaccagni che era appena entrato per andare a completare quel 4-2-4 che sapeva di disperazione. Sì, perché l'Italia era disperata, viveva un momento drammatico, viveva un momento di disperazione con una Croazia che aveva trovato il gol con Modric. Sbaglia rigore Modric, dopo qualche secondo Modric fa il gol dell'1-0. Sembrava una partita veramente maledetta, ed era una partita anche brutta dell'Italia, perché diciamoci la verità, l'Italia non ha giocato bene, l'Italia ha trovato molte difficoltà, uno Spalletti confuso, perché un allenatore che in una competizione del genere alla terza partita, dopo aver fatto un determinato modulo nelle prime due, cambia e stravolge la partita con un 3-5-2, con un modulo totalmente diverso, con un attacco stravolto, con Raspadori e Retegui che non hanno finora giocato. Insomma, era un'Italia nuova di zecca, provata nella partita più importante, e non era andata neanche così tanto bene, per cui era un fallimento. Già li vedevo i titoli di domani con Spalletti messo in prima pagina, perché aveva sbagliato a stravolgere l'Italia, perché ci poteva stare la sconfitta con la Spagna, ma con l'Albania comunque si era giocato bene. Ed invece il calcio è episodico, perché poi alla fine finisce come? Che hai fatto una brutta partita, ma all'ultimo la giocata del, diciamo, del futuro che avanza, ossia Calafiori, ma anche di Zaccagni, l'uomo che non ti aspetti, un gol meraviglioso di Zaccagni, che porta l'Italia nella fase ad eliminazione, con un'Italia che va a 4 punti, un punto fondamentale, perché l'Italia sarebbe rimasta a 3, ma la Croazia l'avrebbe scavalcata e sarebbe andata a 5, e quindi la Croazia perde un'occasione incredibile, era praticamente agli ottavi, ed invece, pum, di colpo esce fuori, perché la Croazia, sì, con questo risultato va a soli 2 punti, e quindi è difficilissimo pensare a una Croazia che possa passare come miglior terza dei gironi. Insomma, un'Italia che pareggia ma sa di vittoria, ma c'è da riflettere sulle prossime, perché è un'Italia che deve migliorare, un'Italia che è andata avanti grazie a una seconda giocata del singolo, perché Calafiori ha fatto una cosa straordinaria, perché il gol di Zaccagni è un gol da gran bel giocatore, il famoso tiro a giro che ci aveva salvato in Euro 2021, lo rivediamo tramite Zaccagni anche a Euro 2024, ci porta bene e ci porta agli ottavi e porta l'Italia avanti quando sembrava ormai praticamente tutto finito.